Sono Paolo Gianfranceschi, sono un pensionato USL, infermiere in pensione dopo 40 anni di servizio. Adesso nel mio tempo libero mi occupo di volontariato, mi occupo di persone anziane sole e faccio volontariato nella parrocchia e nella comunità del mio comune. Sono anche consigliere comunale, capogruppo di maggioranza del comune di Gignon e in questo momento mi sono messo in politica, mi sono candidato per le regionali per portare avanti alcuni punti del programma, i 10 punti che del PD ci sono. La cosa più importante in questo momento è far ripartire il lavoro. Questa amministrazione ha messo in campo solamente grandi opere, che non sono mai state realizzate. Si parla di ospedale da 30 anni, si parla di aeroporto, si parla di università, si parla dell'area megalitica, però grandi opere che poi non sono mai state finite, sono solo soldi, spese infinite. Noi pensiamo invece che si debba ripartire dalle piccole opere subito cantierabili, come la ristrutturazione delle scuole, come la non occupazione del suolo pubblico, la ristrutturazione dei villaggi, in modo che si possa ridare fiato all'edilizia, che è una parte importante dell'economia valdostana. Il nostro obiettivo è avere un territorio che non sia più in dissesto idrogeologico, e la nostra priorità sarebbe avere una regione, una valle, una regione a rifiuti zero. Da qui bisogna partire per avere un futuro diverso della nostra regione. Il dissesto idrogeologico si potrebbe compensare facendo lavorare il personale dei cantieri forestali, che in questo momento hanno delle difficoltà di trovare lavoro proprio perché è cambiata la loro posizione di lavoro, sono state date in mano a piccole imprese che difficilmente sono in grado di gestire tutto questo problema. Il lavoro è un diritto sancito dalla Costituzione, non è un piacere fatto dal politico o dal referente del politico, in cui sei obbligato il martedì a fare la coda per poter rivendicare dei tuoi diritti. E quindi noi pensiamo che cambiare questo metodo di politica gestionale sia molto importante. Da molti anni ormai che la sinistra valdostana non si ritrovava unita sotto un'unica lista, la sinistra e parte della società civile. Questa alleanza non è nata negli ultimi mesi solo per scopi elettoralistici, ma è nata 5-6 anni fa davanti alle fabbriche dell'ingegneri, facendo scioperi della fame, sui treni insieme all'associazione dei pendolari stanchi, per il referendum di cui noi vogliamo l'abolizione del quorum, per l'acqua pubblica, per il no al nucleare, per il no al pirogassificatore, per l'ospedale. E quindi da qui la buona politica deve ripartire per poter cambiare questa società valdostana, che è stata sempre gestita sul clientelismo e non sulle capacità dei singoli cittadini. La sanità in questi anni è sempre stata mortificata, negli ultimi 30 anni non si è mai fatta una progettualità per il futuro, ma si è solo pensato a ristrutturare quello già esistente. Non abbiamo un presidio unico, noi già nel referendum di qualche anno fa volevamo un ospedale unico situato tutti nello stesso posto, non tre presidi ospedalieri come adesso, che ci sono dei costi infiniti. E poi la sanità deve essere prevenzione, deve essere avvicinarsi verso il cittadino, andare nel territorio. In questi anni si è solo pensato a costruire microcomunità senza pensare ad un cambio di passo per il futuro della sanità regionale. L'autonomia ci deve essere invidiata, perché sia trasparente e sia rivolta verso i cittadini, e non come adesso che ci viene criticata da tutti perché siamo un enorme calderone di spesa pubblica senza che i cittadini ne traggano grande beneficio. Noi siamo per l'autonomia valdostana, ma un'autonomia trasparente e di cui il cittadino ne abbia beneficio. Questa è una lista in cui ci sono molti giovani e molte donne, e quindi io penso che i cittadini valdostani dovrebbero essere contenti di votare una lista così, che rappresenta una gran parte della società civile e delle donne valdostane che lavorano e che sono impegnate in politica. Quindi votate PD, sinistra VDA, bene comune.